Benvenuti a San Pellegrino Terme. In questo sito lavorano con impegno e passione 550 persone su 11 linee produttive che si occupano dell'imbottigliamento dell'acqua San Pellegrino, delle bibite, degli aperitivi e dell'acqua aromatizzata particolarmente apprezzata sul mercato americano. La nostra celebre acqua San Pellegrino sgorga proprio qui, in Val Brembana, da fonti alle pendici delle Alpi, con caratteristiche precise e irripetibili che derivano dal territorio in cui si forma. Il processo che porta alla sua formazione dura oltre 30 anni. L'acqua piovana percola nel terreno e nel suo percorso sotterraneo si depura a contatto con le rocce e si arricchisce di sali minerali. Acquisisce quindi le proprietà chimico e chimico-fisiche che la caratterizzano e le conferiscono la ricchezza e l'equilibrio di sali minerali. Il gusto unico e il perlage leggero apprezzati in tutto il mondo. La sua fonte era nota fin dal XIII secolo e le sue sorgenti nel corso dei secoli sono state visitate da personaggi illustri come Leonardo da Vinci, il cardinale Borromeo, la regina Margherita e Gabriele D'Annunzio, che hanno contribuito a diffondere la sua fama. Oggi l'acqua San Pellegrino, definita lo champagne delle acque minerali, è conosciuta come un'ambasciatrice nel Made in Italy sulle tavole di oltre 150 paesi, nei quali ha saputo portare il gusto e lo stile di vita tipicamente italiani. L'acqua minerale è microbatteriologicamente pura, perché viene imbottigliata così come sgorga alla fonte, in quanto, per legge, non può essere in alcun modo trattata. La sottoponiamo quindi a centinaia di analisi ogni giorno per certificare che arrivi ai consumatori con le stesse caratteristiche che ci regala la natura. Lavoriamo da anni anche con l'obiettivo di salvaguardare le risorse idriche attraverso progetti e attività che mirano alla valorizzazione di questo bene. Garantire all'acqua un futuro di qualità è la missione che il gruppo persegue attraverso la tutela dei territori in cui opera e il coinvolgimento delle comunità locali. Tra i principali obiettivi del gruppo Nestlé, di cui San Pellegrino fa parte, c'è il raggiungimento della carbon neutrality, ovvero l'annullamento totale dell'impronta dei gas serra sull'ambiente entro il 2050. E la nostra acqua San Pellegrino sarà uno dei primi prodotti a tagliare questo importante traguardo, diventando carbon neutral entro il 2022. La nostra attenzione alla sostenibilità ambientale si riflette anche nell'utilizzo, qui a San Pellegrino e in tutti gli stabilimenti del nostro gruppo, del 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. La nostra politica aziendale è orientata alla creazione di valore condiviso con piani industriali ed investimenti che favoriscono una crescita sostenibile e progetti in grado di contribuire a promuovere l'attrattività turistica delle comunità in cui siamo presenti. L'esempio più significativo è la Factory of the Future, progetto affidato allo studio internazionale BIG, guidato dall'architetto danese Bjarke Ingels, che trasformerà lo stabilimento di San Pellegrino nel biglietto da visita del nostro gruppo per accogliere visitatori da tutto il mondo e promuovere ancora di più il territorio d'origine dell'acqua San Pellegrino, contribuendo a rendere la Valle Brembana più attrattiva dal punto di vista turistico. E ora non c'è niente di meglio che salutarvi con un buon sorso di San Pellegrino.